Assessore, direttamente dal suo profilo Facebook abbiamo visto che è stata firmata la concessione che ha dato lo Stadio Comunale Città di Arezzo all'Arezzo. Ha detto un passo in avanti importante, in tanti si aspettavano, pensavano che questa firma fosse già stata fatta alcuni mesi fa, però possiamo dire finalmente siamo arrivati al dunque. Alcuni mesi fa abbiamo approvato la variante che rendeva possibile la firma, perché questa è da un punto di vista sportivo una piccola ma seria rivoluzione, perché grazie a quella variante, grazie a questa concessione firmata dopo l'approvazione della variante, oggi è possibile per la società sportiva, per l'Arezzo, investire in maniera libera, autonoma all'interno dello stadio, quindi uscendo da quella convenzione un po' promiscua che non accontentava nessuno e che aveva un quadro giuridico un po' incerto, siamo entrati laddove le grandi città vanno a parare, cioè un rapporto serio, collaborativo, ma che dà all'Arezzo Calcio tutto il respiro che vuole per investire nello stadio e dà all'amministrazione tutta la libertà che vuole per poterlo fare con grande collaborazione. Quindi da un punto di vista sportivo questa è una rivoluzione, una di quelle importanti promesse fatte in campagna elettorale, ribadite al momento dell'insediamento del sindaco Ghinelli e in 15 mesi con la parte urbanistica anche portata a casa. Adesso abbiamo visto, sono già alcune attività commerciali all'interno dello stadio, possiamo dire che per loro è arrivato il via libera, possono aprire battenti? Assolutamente sì, a questo punto tutto quello che l'amministrazione deve fare l'ha fatto e ora il rapporto è come deve essere in questi casi tra privati e attraverso comunque il rispetto della finalità sportiva legata però a tutte le dinamiche che lo sport può attivare, quell'ambiente oggi esce da essere semplicemente lo stadio ma diventa lo stadio aperto alla città. Si parla anche di campi di allenamento, c'è l'ipotesi Olmo Ponte, il Chimera è tramontato al momento? Il Chimera presenta dei problemi molto seri da un punto di vista urbanistico e non solo. C'è sopra il fallimento, come sappiamo, e quindi ancora un controllo del Tribunale. Abbiamo fatto 30 per quanto riguarda lo stadio, faremo 31 per quanto riguarda i campini. Io continuo a dire che abbiamo ereditato, sia io che Riccioli, una situazione di grande tensione tra l'amministrazione e la società che abbiamo risolto e che sono certa porteremo a compimento in tempi brevi.